Antonia! Ma che fai? Sono le 7, dormi ancora? C'è un cliente che sta suonando, sbrigati! È successa una disgrazia! Mia moglie si è sparata! Si è ammazzata una in albergo! Va a chiamare i carabinieri, fa presto! Ma quando è successo? Non lo so! È quella con la bambina, arrivata ieri sera! Ma chi? Quella della camera 2? Chi te l'ha detto? Il marito! Si è affacciato al balcone del corridoio! Vieni giù, fa presto! Com'è stato? Che ha fatto? Non lo so, stavo dormendo e ho sentito uno sparo. Mamma! Mamma! Oddio mio. Ma di chi è la pistola? È mia, ma io non sapevo che mia moglie l'avesse portata. Vabbè, adesso passerete dei guai, lo sapete, sì. Fra poco arriveranno i carabinieri. Vi ho già fatto avvisare. I suoi documenti e quelli di sua moglie, me li dia. Vado a prenderli. L'hai vista? Se l'ho vista, certo che l'ho vista. Un bel guaio. Il maresciallo viene subito, intanto ha mandato a piantonare la stanza. Accompagnalo subito. Sì, subito. Ecco i documenti. Mia moglie ha lasciato questa lettera, era sulla valigia. Buongiorno, maresciallo. Ha sentito che è successo? Ma chi sono? È gente di Roma. Sono arrivati ieri sera. Ci voleva anche questa? È di domenica. Già. Beh, accompagnami su. Certo. Eccolo, questo è il marito. Venga anche lei. Ma non m'avevi detto che era suicidio? Sì. Perché? La pistola. Come mai sta lì? Vabbè, ce l'ho messa io. Ce l'hai messa tu? Eh. Ma perché? Prima dove stava? Era là, là sul cuscino. E tu l'hai spostata? Ma quando? Prima, quando lui mi ha chiamato. Ma perché? Come ti è venuto in mente? Insomma, io non so che mi ha preso. Ero spaventato e pensavo che potesse sparare ancora e così. Rimettila dove l'hai trovata. Sì. Ecco, era lì. Sei sicuro che stava proprio lì? Sì, sicurissimo. Anche il braccio non stava così, è stato spostato. Come è spostato? Sì, quando mi sono svegliato la mano era appoggiata sul cuscino, vicino alla pistola.
Ha visto anche lei, no? Allora è stato mosso anche il braccio. Beh, adesso io non mi ricordo bene. Però mi sembra che la mano stava più su, sì, vicino alla pistola. Ma come può essere? Chi è stato? Non lo so. Io ho messo solo la pistola sul comodino e era presente anche lui. Veramente io sono rimasto sempre qui sulla porta. Chi altro è entrato in questa stanza? Nessuno, lo credo. Il lenzuolo sul viso gliel'ha messo lei? Sì, la bambina si era svegliata allo sparo, piangeva e non volevo che vedesse. E la bambina dormiva dall'altra parte? Sì, e io da questa. Quando siete arrivati? Mamma! Ieri sera alle 9. Io scendo un momento, eh. Filetici! Che c'è? Mi avevi detto che ti ha dato una lettera? Ah, sì. Eccola. Vabbè. È di sua moglie questa lettera? Sì. E dove l'ha trovata? Sulla valigia. L'ho vista quando sono entrato a prendere i documenti. E come mai non se n'è accorto prima? Non so, forse non ho guardato da quella parte. C'era anche poca luce. Si chiamava Maria, sua moglie? Sì. Ed è sicuro che sia proprio la sua calligrafia? Sì, certo, la conosco bene. E per caso non avrebbe qualche altro scritto, scritto da lei? Non so, un biglietto... Qualche ricevuta? Non saprei. Ora vedo. Qui ci sono delle dediche scritte da mia moglie. È la sua signora? Sì, certo, stiamo insieme. E non ha nessun altro scritto suo? No, non qui. Buongiorno, signor commissario. Buongiorno, maresciallo. È questa la camera? Sì, e il signore è il marito. Buongiorno. Buongiorno. È sua la bambina? Sì. Lei è già stato dentro? Sì, ho dato un'occhiata. Quanti anni aveva sua moglie? 29. Poveretta. Senta, facciamo così. Anche per la bambina che è meglio allontanarla. Mentre io resto un po' qui, lei intanto vada in caserma con il maresciallo. Poi io la raggiungo. Va bene. Vieni su. È lontano? No, è proprio qui vicino. Prego. Allora, ha scritto? Sì, però non so se va bene. Faccia vedere. Ieri sera, 20 ottobre, verso le 21, siamo giunti mia moglie K. Maria, mia figlia Andreina ed io... A Fiuggi con il treno da Roma, ci siamo subito diretti all'albergo per cenare e fissare una stanza per trascorrere la notte. Difatti, dopo uno spuntino, verso le 22:30 eravamo a letto, stamattina verso le 7 sono stato destato da un colpo vicinissimo, ho visto mia moglie con la... Bene, deve firmare. Metta Fiuggi 21/10/1945. E la firma. Grazie. Faccia una cartella. C'è una chiesa qui vicino? È quella dei Cappuccini. Uscendo dalla caserma a destra, fa 200 metri, la vede. E per telefonare? C'è un posto pubblico, è un po' più avanti. Grazie. Padre. Sì.
Buongiorno, mi scusi, padre, vorrei ordinare delle messe. Sì, per quando? Anche oggi, se è possibile. Va bene. A che nome? Maria. Vorrei telefonare a Roma. Sì, a che numero? 82348. Ci vorrà molto? No, non tanto, oggi è domenica. Pronto? È Fiugifonte. Vorrei Roma 82348. Grazie. Vuoi sederti qui? No? Mi chiami Alatri, la tenenza dei carabinieri. Sì? È per lei, Roma, cabina 1. Grazie. Gliela passo subito alla cabina numero 2. Grazie. Tenenza d'Alatri, sono il brigadiere di Carlo, di Fiugifonte. Chi è di servizio? Me lo passi, per favore. Sì? C'è stato un suicidio. Si è sparata alla testa. Una signora di Roma. Va bene, senz'altro. Riferirò al maresciallo. Stia tranquillo, in caso la richiamo io. Arrivederci. Ecco il suo resto. Grazie. Su, andiamo, non toglierti la sciarpa. Ha parlato? Sì, grazie. Non ha sentito per caso quello che ha detto prima? Sì, qualcosa. Mi sembra di aver capito si è ammazzata. Beh, questo l'ho sentito anch'io, ma prima? Non ci ho fatto molto caso. Io ho sentito soltanto dire si è ammazzata. Tornerò domani o dopodomani. Che numero ha fatto? Eccolo qua. Roma 82348. Me lo scriva, per favore. Senta, sono stato su in camera, ho dato un'occhiata. Ma tanto è inutile. Se non viene il pretore, io il cadavere non lo posso toccare. Oh, ma insomma, zio, quando arriva questo pretore? Sono quasi le 11 e ancora non si vede. Il maresciallo ha detto che l'ha già avvisato. Ma oggi è domenica e per venire da Alatri non ci sono neanche i mezzi. Ma che vuol dire? Non può mica restare lì tutto il giorno, no? Bisogna pure portarla via. Questo è un albergo, ci sono dei clienti. Non le pare, dottore? Comunque io sono in ospedale. Appena viene qualcuno, mi mandi a chiamare. Oh, ma ti rendi conto? E lui cosa fa? Gioca sempre con la bambina? No. Sai niente se ha ordinato la cassa? Ah, io credo di no. Beh, vaglielo a dire, non perdiamo altro tempo. Chi mi fa più pena è la bambina. Mi scusi, dovrei farle qualche domanda. È per completare il rapporto. Va bene. Venga, il mio ufficio è a Fiugicittà, ma andiamo dai carabinieri. Sì. Non si preoccupi, ci penso io. Mi dispiace. Oh. Io il pretore l'ho fatto avvertire, ma senza mezzi non può assolutamente venire su. Ma bisogna pure fare qualcosa, non possiamo mica aspettare domani. Io non so cosa dirle. Se il pretore non viene, non si può assolutamente toccare a niente. Ho capito. Cerca una macchina a noleggio e manda a prendere questo pretore. Prego. Allora, cominciamo dall'inizio, per favore. Da ieri sera. Siamo arrivati a Fiuggi verso le 9. Siamo subito andati all'albergo per fissare la camera. E poi abbiamo cenato. Sua moglie di che umore era? Beh, come al solito. Parlava, scherzava con la bambina. Mai avrei pensato che... Dopo cena siete usciti? No, la bambina era stanca e mia moglie voleva metterla a letto.
Siamo risaliti subito. La pistola era sua? Sì. Me l'aveva prestata un amico. Perché? A che cosa le serviva? Mia madre ha un'oreficeria via Cavour e durante le vacanze i preziosi li portano su a casa. Quest'estate la mia famiglia è andata in villeggiatura alla Dispoli e io sono rimasto solo a Roma per lavoro. E così la tenevo per precauzione. Dove la teneva la pistola? A casa, nel mio studio. Dietro uno scaffale della libreria. Sua moglie lo sapeva? Sì, gliel'avevo detto. Era lei che puliva lo studio, l'avrebbe vista comunque. Prima di dormire, c'è stato tra voi qualche discussione? Forse avete avuto qualche cosa da dire? No, niente. Io mi sono addormentato quasi subito. E sua moglie? Non glielo saprei dire. Quando si è svegliato? Allo sparo. Sul momento non riuscivo a capire e poi mi sono girato verso mia moglie. Ho visto tutto quel sangue. È stato orribile. E lei ha cercato di soccorrerla? No, ho capito che non c'era più nulla da fare. Ho suonato il campanello, ma non è venuto nessuno. Allora, che cosa ha fatto? La bambina si era svegliata, si era messa a piangere, chiamava la mamma. Non volevo che la vedesse in quello stato. Io mi sono vestito alla meglio e l'ho presa in braccio. Ma lei continuava a piangere. Sull'attaccapanni c'era un golf della madre. Allora gliel'ho messo, sono uscito nel corridoio e ho chiamato l'albergatore. Mi scusi, commissario, è arrivato il vicepretore. Si riposi pure un momento. Ritorno tra poco. Mi scusi, commissario, è per la bambina, dovrei darle da mangiare, come posso fare? Ci pensi lei, faccia portare qualcosa dall'albergo. Vado subito. Vieni qui, stai buono. Il foro d'entrata è qui. Nella regione temporale destra. Il proiettile ha seguito un percorso dall'alto in basso ed è uscito sopra l'orecchio dal parietale sinistro. Forse sarebbe meglio chiamare un fotografo. Guadagneremo del tempo. Sa, trattandosi di un albergo, i proprietari ci terrebbero molto a rimuovere il cadavere al più presto possibile. Certo che non è davvero una buona pubblicità. Va bene, guardi lei di trovare qualcuno. Intanto possiamo cominciare a scrivere il verbale. Il marito dov'è? Lo sto interrogando io alla stazione dei carabinieri. Qualcosa che non va? No, non direi. Che mestiere fa? È un pianista di Roma. Lavora alla radio, ma tiene pure dei concerti. Così almeno mi ha detto. Con lui c'è anche la bambina. E la causale del suicidio quale sarebbe? Ha accertato qualcosa? La moglie ha lasciato una lettera. Dov'è? Ce l'ha con lei? Sì, eccola. Quando leggerete queste righe, il mio martirio sarà finito. Troppo a caro prezzo sto pagando la sola leggerezza della mia vita. Per mia figlia, per quelli che mi amano, io debbo andarmene. Ora sono stanca mortalmente. Basta con tutto. Desidero che tutti quelli che mi conoscono non sappiano di questo. E abbiano sempre un buon ricordo di Maria. Va bene, commissario. Continui l'interrogatorio. E gli chieda cos'è questa storia della leggerezza. Senz'altro. Scrivendo leggerezza, forse si riferiva a una relazione che ebbe con un altro mentre eravamo fidanzati. Quando l'ha saputo questo? Me lo disse lei stessa. Un paio di mesi prima del matrimonio. Sa chi era quell'uomo? No, mi disse solo che era successo durante una villeggiatura, qualche anno prima. Ma ci volevamo bene e ci sposammo. La cosa, quindi, era stata superata? Sì. Ma un paio di mesi fa, di ritorno dalla Dispoli, mia moglie, una sera piangendo, mi disse d'aver saputo che quell'uomo era morto della stessa malattia per la quale noi eravamo in cura da 2 anni.
e che io credevo di aver preso durante il servizio militare. E lei? Che potevo fare? Cercavo di tranquillizzarla, ma lei si tormentava. Qualcun altro ne era al corrente? No, nessuno lo sapeva. Secondo lei, allora, sarebbe stato questo il movente del suicidio? Io non ne vedo altri. Scusi. Sì, prego. Lei questa mattina ha fatto una telefonata a Roma, vero? Sì. A questo numero. 82348. Sì, ho chiamato la signorina Anna Maria Quadrini. Ed è una sua parente? No, è una conoscente. E che cosa le ha detto? L'ho informata di quanto è accaduto e pensavo che potesse avvisare i familiari. Va bene, la ringrazio. Scusi, commissario, se lei ha finito, può tornare con me in albergo? Sì, per me può andare. Grazie. Mi dispiace. Lasci tutto come sta, prenda solo quello che le può servire per questa notte. E cosa c'è ancora? Devo portarla a Fiuggi città, il pretore deve interrogarla. E poi c'è ancora qualche accertamento da fare. No, no, da quando ho sentito lo sparo, quando si è affacciato al balcone, saranno passati 5-6 minuti, non di meno. E nel frattempo chi ha fatto? E chi lo sa? Uno di noi avrebbe spalancato la finestra, chiamato aiuto, no? Certo. E invece si veste completamente, si pettina, veste anche la bambina e si affaccia al balcone per dirmi con aria calma, è indifferente, è successo un guaio per me e per te, mia moglie si è ammazzata. Ha detto proprio così? Come no, l'ho raccontato anche al maresciallo. Ecco. L'avete visto, no? Già. Tutto il giorno così. Poi non ha mai avuto uno scoppio di pianto, neanche una lacrima, niente, niente. Non ha neanche più chiesto di sua moglie, come se non lo riguardasse. Mi dispiace d'averla disturbata, di domenica. Non si preoccupi, di che si tratta? Un suicidio. È la moglie di un pianista, uno di Roma. Non che ci sia qualcosa di sospetto, ma se lei potesse dare un'occhiata, mi sentirei più tranquillo. Sì, comunque niente di ufficiale, lei sa che io non potrei occuparmene. Ma certo, lei non figurerà proprio. Il marito l'ha già interrogato? No, pensavo più tardi. Se intanto vogliamo vedere la stanza. Va bene, andiamo. Dottore. Acqua di Colonia, cipria, rossetto. Qui c'è anche del filo d'arramendo e un ditale. Beh, per una che voleva ammazzarsi mi sembra un po' troppo, no? Lei che ne pensa, dottore? A volte non si può dire. Chissà, forse non aveva ancora deciso. Già. Però nel dubbio si porta la pistola nella valigia. Perlomeno la fondina stava lì dentro, no? A proposito, dov'è? Eccole qui. Una beretta calibro 9. Appunto. Senta, si potrebbe andare in un'altra stanza. Io vorrei fare una prova. Certo. Allora, se ho capito bene, la posizione del corpo doveva essere questa, no? Con la mano qui sul petto. Un po' più in alto. Qui? Sì. Lei ne è certo? L'ho constatato personalmente.
Ne ero sicuro. La mano non poteva cadere sul petto. Abbiamo fatto un po' tardi. Non è per me, è che la bambina dovrebbe essere già a letto. Che ore sono? Sono le 10:30. A quest'ora alla radio dovrebbero trasmettere della musica suonata da me. Ah, se n'è ricordato, strano. Non lo so perché mi è venuto in mente così. In queste ultime ore ho pensato a tante cose. Anche alla telefonata che ha fatto stamattina a Roma? No, perché? Abbiamo ricevuto il testo integrale, registrato, della sua conversazione telefonica con la signorina Quadrini. È molto diverso da come lei l'ha riferito al commissario stamattina. Ma com'è possibile? Cerchi di ricordarselo. Le ho detto che mia moglie si era suicidata. Sì. E lei cosa ha risposto? Mi sembra... Allora sono pasticci. Pasticci. Cosa intendeva dire? Non so, ha detto così. E che altro? Mi ha domandato quando sarei tornato a Roma e io ho risposto domani o dopodomani. Non ci siamo detti altro. Ma come? Lei non l'ha incaricata di avvisare i familiari? Ma al commissario lei ha detto che aveva telefonato per questo motivo. Sì, è vero, volevo pregarla di questo, ma poi credo di averlo dimenticato. Ah, e allora scriviamo così. Durante il mio colloquio telefonico con la signorina Quadrini, né lei né io abbiamo accennato al fatto di avvisare i familiari della tragedia avvenuta. Va bene così? Sì, è così. Che rapporti ci sono tra lei e la signorina Quadrini? Di amicizia e anche di stima. È una brava pianista. E da quanto tempo vi conoscete? Non ricordo esattamente, credo da maggio o giugno di quest'anno. Lei le ha detto che era sposato, immagino? Naturalmente. Ma come mai, se è soltanto una buona amica, è stata la prima persona e a quanto pare l'unica alla quale lei si è preoccupato di telefonare? C'erano sua madre, la famiglia di sua moglie, hanno tutti il telefono, no? Sì, ce l'hanno. E invece lei ha preferito telefonare alla signorina Quadrini. Non volevo far sapere a chi la conosceva che si era suicidata. Rispettavo il suo desiderio. L'ha scritto nella lettera? Sì, sì, certo. Ma ai familiari che cosa avrebbe detto? Non lo so, pensavo di dare una spiegazione diversa di questa morte, meno terribile. Per esempio? Ma non saprei. Un incidente. Un malore. Ah. Sua moglie ha mai parlato di suicidio? Di farla finita, insomma, cose di questo genere? No, mai. Può venire con me un attimo, per favore? Certo. Allora, che ne pensa? Ah, per me nasconde qualcosa. Io intanto lo terrei in camera di sicurezza, sì. E poi domattina manderei qualcuno a interrogare questa Quadrini. Ma lei come ha fatto a procurarsi il testo della telefonata? Il testo della telefonata? E chi l'ha mai avuto? Oh, allora mi raccomando, va caro domani, deve andare da questa Quadrini. E gli dica di fermarla al minimo sospetto. Ah, poi un'altra cosa. Deve mandare anche qualcuno dalla madre della morta, sì, per farsi dare, che so, una lettera. Insomma, qualcosa per confrontare la calligrafia con quella di quel biglietto che è stato trovato in camera. Buonanotte.
Buongiorno. Vorrei parlare con qualcuno della famiglia. Dica. Ma non c'è un uomo in casa? No, mio fratello è in ufficio, ma può dire a me lo stesso. Beh, preferivo parlare con un uomo. Saveria, che c'è? Mamma, c'è un carabiniere. Desidera? Sono della stazione dei carabinieri di Fiuggi. Fiuggi? Venga, venga dentro, si accomodi. Lei è la madre della signora Maria. Perché? È successo qualcosa? No, niente di grave. C'è stato soltanto un litigio tra lei e il marito, nient'altro. Ma com'è possibile? Sono sempre andati d'accordo. È successo qualcosa? La bambina? È successo qualcosa alla bambina? No, sta bene. Gliel'ho detto, non si deve preoccupare. Soltanto che dovrebbe darmi delle lettere di sua figlia da portare a Fiuggi. Le lettere? A che cosa le servono? Non lo so, credo per confrontarle con un biglietto che hanno trovato. Niente di importante. Non capisco. Ma perché non tornano a Roma? Mio genero l'ha dato il concerto. Quale concerto? Ma come quale concerto? Sono andata a Fiuggi apposta per ma questo. Ma sì, certo. Non so. Se volesse darmi quelle lettere. Sì, ma ora dovrei cercare tra le carte. Maria abita a Roma. Mica ci scriviamo tutti i giorni. Lo dirò a mio figlio. Come crede. Magari un po' in fretta. Buongiorno. 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 Mi chiamo Anna Maria Quadrini. Si sieda. Lei ieri mattina ha ricevuto una telefonata da Fiuggi. No. Le consiglio di rispondere con sincerità. È nel suo interesse. Allora? Guardi che lo sappiamo con certezza. Ce l'ha detto il maestro Graziosi. Ha telefonato. Che cosa le ha detto? Che gli era accaduta una disgrazia e non sapeva quando sarebbe potuto tornare a Roma. E non le ha detto di che disgrazia si trattava? No, non mi pare. E perché ha avvertito lei che non tornava? Perché domani c'è la mia audizione alla radio e lui mi doveva accompagnare al pianoforte. Anche lei suona? Sì, sono diplomata a Santa Cecilia. Da quanto tempo conosci il maestro Graziosi? Dalla fine di aprile. Venne ad assistere alle prove di un concerto al conservatorio. Mi fece molti complimenti e mi parlò di fare un'audizione alla radio. Lo vedeva spesso? No, ci saremmo visti una decina di volte in tutto. Dove vi incontravate? Al conservatorio, alla radio. Stavamo preparando il programma per l'audizione. Va bene. Vediamo un po' di andare per ordine. Perché prima ha negato di aver ricevuto la telefonata? Non lo so. Ho avuto paura. Pronto? Pronto, Fiuggi? Chi parla? Vorrei parlare con il maestro Graziosi. Se non c'è lui, la moglie. Sì, aspetto in linea. Sì, pronto. Chi è? Sono il cognato, sì, dica pure. Quando? Ieri mattina. Sì,
Va bene, qualcuno verrà su. Domani. Maria è morta. Si è suicidata. Posso assicurare che tra mia sorella e suo marito i rapporti sono sempre stati più che affettuosi. Ma è uno screzio, una discussione, niente. Insomma, lei non ha idea di che cosa possa avere spinto sua sorella a compiere un gesto simile? No, assolutamente. A noi sembra impossibile. Quando ieri sera abbiamo telefonato a casa Graziosi per avvertirli... Neanche loro l'avevano saputo? No, e neanche loro ci volevano credere. Dicevano che era impossibile. No, da Maria nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Era sempre allegra, sorridente. Capisco. Ha portato qualche lettera di sua sorella? Abbiamo trovato solo un paio di cartoline. Non so se saranno sufficienti. La calligrafia si direbbe la stessa. A lei che le sembra? Non sono in grado di precisarlo. La bambina? La porta a Roma lei? Sono già due giorni che sta con il padre in camera di sicurezza. Sì, certo, la prendo io. Sono venuta anche per questo. E mio cognato? Si tratta di completare delle indagini a Roma. Comunque, finora non è emerso nessun elemento a suo carico. Penso che domani al massimo dovrebbe essere rilasciato. Napolitano? La faccio accompagnare alla stazione dei carabinieri. La porti tu a Roma? Sì, sono d'accordo così con tua madre. Va bene, salutala per me. E saluta anche i tuoi. Adesso certo. La pregherei di andare. Sì, mi scusi. Ciao, Arnaldo. Ciao, e grazie di essere venuto. A presto. Si sieda, dovrei farle qualche domanda. Come mai ha detto ai suoi familiari che veniva a Fiuggi per un concerto? Era una scusa che avevamo inventato con mia moglie. Temevamo che a casa ci rimproverassero di fare spese inutili. Mia madre, soprattutto. È per questo che abbiamo preferito dire che io avevo un concerto a Fiuggi. Un'altra cosa. La signorina Quadrini ci ha dichiarato che nella telefonata di domenica mattina lei non le ha detto niente riguardo alla morte di sua moglie. Lei le ha detto solo che era successa una disgrazia. Tanto che la signorina Quadrini non aveva capito. Ma non è vero! Io le ho detto chiaramente che mia moglie si era uccisa. Allora perché avrebbe negato? Non saprei. Francamente non so spiegarlo. Ha visto il giornale, maresciallo? Sì, l'ho visto. La moglie di un noto pianista romano, forse soppressa dal marito nel sonno. Se la misteriosa morte della giovane signora ha suscitato una certa impressione a Roma, particolarmente nell'ambiente della radio, dove il marito era piuttosto conosciuto, a Fiuggi, da qualche giorno, non si fa che parlare dell'accaduto. La versione fornita dal marito presenta, infatti, molti lati oscuri. È opinione comune che la colpevolezza del marito... Maresciallo, ma è vero che non sei ammazzata lei? Per il momento stiamo ancora indagando. Per me è stato il marito. E adesso a chi l'affitto quella stanza? Non lavora più nessuno. Forse per un po'. Sarà una ma bella la gente dimentica tutto. I lettici? Sì. Vieni un momento. Sono due giornalisti di Roma. Vogliono parlare anche con voi. Va bene, li vedo dopo. Scusate. Prego. Devo venire in caserma? Non importa, possiamo andare di là. C'è qualche novità? Novità?
Ma tu al commissario cosa gli hai detto? Tutto. Da quando mi ha chiamato dal balcone, arresto. Perché? Quello dice che gli indizi non sono sufficienti. Vuole metterlo fuori. Ma adesso a te ti interrogo io. Avete denunciato anche questa Quadrini, vedo. Erano d'accordo, signor giudice. Le ha telefonato appena potuto e ha detto solo si è ammazzata. Non ha detto neanche chi. E quella ha capito subito. Questo albergatore, voi lo conoscete bene? Certo. È lui che l'ha visto comparire sul balcone, tutto vestito e pettinato, per sentirsi dire è successo un guaio per me e per te. Mia moglie si è ammazzata. Ma le pare possibile? Invece di disperarsi, di chiamare aiuto. Ci avete messo anche 577, eh? È premeditato, non c'è dubbio. Va bene. Cancelliere, un mandato di cattura. Allora, Graziosi Arnaldo fu Antonino e di Rocchetti Cleglia. Nato a Roma il 14-12-1913, imputato del delitto di cui agli articoli 575 e 577 numero 3 del codice penale, per avere con un colpo di rivoltella cagionato la morte della moglie K. Maria con l'aggravante della premeditazione. Per la Quadrini? Beh, che fossero d'accordo, prove ancora non ce ne sono. Certo, la stampa ha dato forse troppo risalto alla vicenda e questo non ha fatto che dividere in due l'opinione pubblica. Chi è per il delitto e chi per il suicidio. Lei da che parte sta? Per ora non me la sento di esprimere nessun giudizio. Non posso pronunciarmi fino a che non avrò elementi più concreti. Allora, ha potuto fare qualcosa? Beh, le impronte le ho prese, ma non so cosa potranno farci, sa, dopo 10 giorni. È lo stesso per l'autopsia, non potevano pensarci prima? Sì, non sono molto chiare. Va bene, comunque le mandi subito al perito e gli dica di confrontarle con quelle trovate. Benissimo. Sulla pistola. Vediamo. Distanza da cui fu esploso il colpo, direzione, posizione del corpo al momento dello sparo e soprattutto se questi dati si conciliano col suicidio oppure no. Vi do 30 giorni, va bene? Ma c'è la parte balistica e noi non siamo esperti balistici, lei lo sa. Ce la fate, ce la fate. Allora noi abbiamo finito, ci pensate voi, eh? Buongiorno, signora. Buongiorno. Mi scusi il ritardo, ma vengo da Frosinone. Si accomodi. Vede, signor giudice, mio figlio ha avuto sempre rapporti meravigliosi con sua moglie, tanto affettuosi, mai una discussione, niente. Abitavano in casa mia. Se ci fossero state delle difficoltà, me ne sarei accorta subito. Quando seppe che andavano a Fiuggi, signora? Oh, 2 o 3 giorni prima. Mi dissero che Arnaldo doveva tenere un concerto e che Maria e la bambina lo avrebbero accompagnato. Ma non era vero. Non doveva tenere nessun concerto. Ma mi dissero così perché sapevano che io ero contraria a che si spendessero soldi in gite. Quando ha visto sua nuora per l'ultima volta? Sabato pomeriggio. Sono entrata nella loro stanza e Maria stava preparando la valigia. Quindi se ci avesse messo la pistola, lei se ne sarebbe accorta. Oh, ma io mi sono fermata solo un momento. Dovevo aprire il negozio. E suo figlio dov'era? Era nella stanza, anche lui. Era sdraiato, sul letto, riposava. Scusi, signor giudice. Vorrei dirle un'altra cosa, se lei mi permette. Dica. Mia suocera, che anche lei abita con noi, mi ha raccontato che circa un quarto d'ora dopo che mio figlio e la moglie erano usciti, mia nuora è tornata a casa da sola dicendo di avere dimenticato una cosa. È entrata nella stanza un momento ed è riuscita quasi subito. E sua suocera non le ha detto cosa era venuta a prendere? No, no. Lei non le ha chiesto nulla. Va bene, signora. Se è necessario, la faremo richiamare. Ancora una cosa, signor giudice, mi scusi. Io volevo dirle che mio figlio è incapace di qualsiasi violenza. Ha avuto sempre un carattere molto mite. Non farebbe mai del male a nessuno. Il suo unico, grande interesse, la sola cosa che lo ha sempre tanto appassionato è la musica. Stia tranquilla, signora, ne terremo conto. Grazie, s'accomodi.
Mi faccio entrare, Galzio. Sì. Sì, buongiorno. Per forza, l'hanno maneggiato in troppi e hanno cancellato le tracce. Sì, grazie. Buongiorno, resti pure comodo. Grazie. E allora, quella pistola? Ecco, Graziosi mi disse che a casa c'erano i preziosi del negozio e che era un po' preoccupato. Sapeva che io, come ex ufficiale, avevo una pistola e mi chiese di prestargliela. Lei lo conosceva bene? Fin dai tempi del conservatorio. Insieme abbiamo formato il duo pianistico di Radio Roma, dopo l'arrivo degli alleati. Le risulta che la moglie sapesse qualcosa di quella pistola? Sì, lo sapeva. Una volta che eravamo nel negozio, ne parlammo. Anzi, ricordo che mi chiese se avevo una piccola pistola per un'amica. Pensai che scherzasse. Risposi che non l'avevo. E la cosa finì lì. Che cosa può dirmi dei rapporti tra Graziosi e Anna Maria Quadrini? Qualche volta li ho visti uscire insieme dal conservatorio. Ma non ho mai pensato che tra loro ci fosse qualcosa. Anche perché Arnaldo non è proprio il tipo. Ci sono tracce di bruciato e l'alone è già troppo largo. Riproviamo da 3 centimetri. Ecco, così sono 3 centimetri esatti. Spostati un po' più a sinistra, così va bene. Escludo nel modo più assoluto che mia figlia abbia potuto avere rapporti carnali con un altro uomo, non solo. Ma escludo persino che mia figlia abbia potuto conoscere qualche altro uomo. Anche se non ce n'era bisogno, onesta com'era, mia figlia era sorvegliatissima. Specialmente dei suoi fratelli. Insomma, lei non crede a questa presunta leggerezza di sua figlia, tantomeno immagino alla storia del contagio. Ho letto sui giornali che mio genero avrebbe raccontato su Maria delle cose orribili. Trovo vergognoso che si getti del fango sulla memoria di una morta. È morta in quel modo, e soprattutto dal padre di sua figlia. Capisco la sua amarezza, signora. Ma che motivo aveva sua figlia di dirle la bugia del concerto? Nessun motivo. Mia figlia è sempre stata sincera con me. Sono sicura che anche lei credeva alla storia del concerto. Senta, riconosce la calligrafia di sua figlia? La guardi bene. Quando leggerete queste righe, mio martirio, lo caro presto pagandolo, leggerete. Che assurdità. Assolutamente no. Questa non è la calligrafia di mia figlia. Ne sono certissima. Va bene. Ha qualcosa da aggiungere? Sì. Volevo dirle che mi costituisco parte civile insieme ai miei figli. Non credo nel modo più assoluto che mia figlia si sia suicidata. Maria era felice di vivere. Qui, nelle conclusioni della perizia, avete scritto che né l'arma, né la regione colpita, né la direzione del colpo sono in contrasto col suicidio. Ma questo fatto che la pistola non fosse appoggiata direttamente alla tempia non è in contrasto con questa vostra valutazione? No, accade spesso che il suicida non ponga l'arma a diretto contatto della pelle. È una questione psicologica. Si tratta certo di valutare le distanze. 10 centimetri è sospetto, ma 1 o 2 è del tutto verosimile. Questo non esclude però l'ipotesi dell'omicidio. Naturalmente. Noi diciamo solo che gli elementi raccolti non sono in contrasto con l'ipotesi del suicidio. Se poi questo suicidio sia stato abilmente simulato, non sta a noi stabilirlo. Il maestro Graziosi mi telefonò per avvisarmi che si sarebbe allontanato da Roma per qualche giorno, ma che comunque sarebbe rientrato senz'altro per la mia audizione alla radio, fissata per martedì 23. Le disse dove andava? No, né io gliel'ho chiesto. Domenica mattina mi telefonò di nuovo. Saranno state 9:30. Senta, signorina, di questa telefonata sono state date diverse versioni. Sarebbe in grado di darmi finalmente quella esatta? Io ho chiesto con chi parlo. E lui ha detto, sono io, Graziosi. Allora gli ho domandato, come stai?
E lui, bene. E la bambina, gli ho chiesto io. Bene. Però ho sentito che c'era qualcosa di strano. Allora gli ho chiesto, è successo qualche pasticcio? E lui ha risposto, si è sparata. Ha aggiunto di far dire delle messe e di avvisare i familiari. Mi scusi, ma lei mi ha detto che non sapeva né dov'era né con chi era. Come mai allora, quando le disse si è sparata, ha capito immediatamente che si trattava della moglie? Non lo so. Deve essere dipeso da come lo ha detto. Forse ha calcato la voce su si è sparata in modo che io non ho avuto dubbi che fosse la moglie. E perché Graziosi avvisò proprio lei? Non lo so. Devo dire che sono rimasta sorpresa anch'io che Graziosi avesse telefonato proprio a me. E soprattutto che mi avesse dato quell'incarico di avvertire i familiari che io neanche conoscevo. Tanto che ho potuto far dire solo le messe. Adesso, signorina, mi dica qualcosa di questi suoi rapporti con Graziosi. Eravamo amici, nient'altro. Qualche volta, uscendo dal conservatorio, mi accompagnava per un pezzo di strada. Si parlava di musica. Spesso c'era anche mio fratello. Graziosi non mi ha mai accompagnato fino a casa. E nemmeno si è mai permesso di mettermi il braccio sulla spalla, come è stato detto dai giornali. Per la verità, è stato detto molto di più. Per esempio, c'è una lettera che parla di una passione amorosa tra lei e Graziosi, di un delitto premeditato da tempo. Ma è assurdo. Come si può pensare una cosa del genere? Pure si tratta di una persona che la conosce abbastanza bene, che sa che lei è orfana, che vive a casa di suo zio, che è ricca, che studia musica. E chi è stato a scrivere questa lettera? Non si preoccupi, è soltanto una lettera anonima. Non c'è da darle troppa importanza. Ma neanche troppo poca, però. Perché questa persona qualcosa la sa. E speriamo solo di riuscire a darle un nome. Per il momento, abbia la cortesia di scrivere quello che io le ho detto. Dunque, scriva. Quando leggerete queste righe, il mio martirio sarà finito. Ma che cos'è? La lettera che è stata trovata nella camera dell'albergo di Fiuggi. E io che c'entro? Non si preoccupi, è solo un controllo. Scriva chiaro ma naturale. Allora, troppo a caro prezzo sto pagando la sola leggerezza della mia vita. Non le nascondo che sono molto sorpreso. Finora nessuno, né la madre, né i fratelli, né le sorelle, nessuno aveva riconosciuto nella lettera di Fiuggi la calligrafia della K. Che fosse un falso sembrava un fatto accertato. E adesso lei invece mi viene a dire che la calligrafia è proprio quella della morta. Lei non ha dubbi, insomma? No, nessuno. Guardi, abbiamo fatto tutte le comparazioni possibili. Con le lettere di 10 anni fa, con quelle più recenti, con le dediche sulle fotografie. Abbiamo controllato tutto. La calligrafia è sicuramente la sua. L'ha confrontata con quella scritta dalla Quadrini? Certo. Ecco qua. Ogni lettera è confrontata. Guardi, la D maiuscola, la Q, le G minuscole, la U minuscola. Come vede, sono diversissime. E poi mi ha detto che la Quadrini l'ha scritta davanti a lei, quindi senza possibilità di contraffazione. E Graziosi, lui conosceva bene la calligrafia della moglie. È inutile, gliel'ho detto. La lettera è assolutamente autentica. Si accomodi, signora. Il cancelliere mi ha detto che è venuta apposta da Roma. Sì. Dovevo parlarle. Va bene, mi dica. Si
Si tratta di una cosa molto grave, ma che io ho sempre taciuto, persino con i miei figli. Adesso però sento che non è più possibile. Continui, la prego. Una quindicina di giorni prima della sua morte, mia figlia mi disse in gran segretezza che suo marito le aveva confidato di fare parte di una società segreta, una specie di setta che aveva come scopo il bene dell'umanità e anche quello di andare contro i russi, alla quale appartenevano quasi tutti quelli che lavoravano alla radio. Questa società segreta gli affidava ogni tanto delle commissioni. Non sa di quali commissioni si trattava? No, mi pare di ricordare. Mi pare che una volta suo marito andò a ritirare delle fotografie di un russo seguito per strada. Va bene, vada avanti. Mia figlia mi disse che la cosa l'aveva molto preoccupata e Graziosi, in seguito alle sue insistenze, aveva promesso che avrebbe dato le dimissioni. E sua figlia non le ha più parlato della cosa? Sì, due giorni prima che partissero per Fiucci. Eravamo usciti a fare delle compere e mentre aspettavamo l'apertura dei negozi, mia figlia mi disse che le dimissioni del marito erano state accettate dalla società segreta, la quale però gli aveva dato un ultimo incarico. Doveva procurarsi delle lettere scritte con calligrafia femminile. E Graziosi gliel'aveva fatte scrivere a lei. A sua figlia? E che dicevano? Questo non gliel'ho chiesto. Mia figlia mi disse solo che il marito l'aveva avvertita di non fare troppo caso a quello che scriveva, perché era un frasario convenzionale che voleva dire una cosa invece di un'altra. Scusi, e chi altro sarebbe a conoscenza di questa società segreta? Non lo so. Comunque sono sicura che mia figlia non ne ha mai parlato con nessuno. Mi disse infatti che il marito l'aveva raccomandato alla massima segretezza. E due giorni dopo è avvenuta la disgrazia. Ma non capisco, perché l'altra volta non me ne ha parlato? Avevo paura che la setta si potesse vendicare. Che... E allora non ne ho parlato neanche con i miei figli. Poi mi sono consigliata con il parroco. Il parroco mi ha detto di venire subito a parlare con lei. Non ho mai fatto parte di nessuna società segreta e mai, per nessuna ragione, ho fatto scrivere a mia moglie delle lettere con l'inganno. Lo escludo nella maniera più assoluta. Eppure sua suocera afferma che sua moglie le ha parlato più volte di questa società segreta, dalla quale, dietro le sue insistenze, lei avrebbe accettato di dimettersi. Ma come posso aver detto a mia moglie che mi dimetto da una società segreta della quale non ho mai sentito parlare? È assurdo. Lei nega perciò di aver fatto scrivere a sua moglie queste lettere? Ma certamente! E non capisco come si possa pensare che mia moglie, una donna intelligente, avrebbe accettato. Mi può spiegare allora che motivo avrebbe avuto di raccontare alla madre una cosa del genere? Ma nessun motivo. Sono convinto, infatti, che mia suocera se l'ha inventata. No, io non ho avuto questa impressione, mi scusi. È lei piuttosto che non sempre ha detto la verità. Quando, per esempio? A proposito della signorina Quadrini. Lei ha parlato sempre ed esclusivamente di amicizia. A noi risulta che c'era dell'altro. Non è vero. I nostri rapporti non sono mai andati al di là di una reciproca simpatia. Però è stata l'unica persona che lei ha sentito la necessità di avvertire della morte di sua moglie. Le ho già spiegato il perché. Sentivo il bisogno di parlare con qualcuno. Non volevo ancora telefonare ai familiari per le ragioni che le ho appena detto. E così mi è venuto di pensare alla Quadrini. Se avessi avuto qualcosa da nascondere, non le avrei certo telefonato dopo solo due ore dalla morte di mia moglie. Da un posto pubblico e a pochi passi da un carabiniere che poteva sentirmi. Ha più comunicato con la signorina Quadrini da quando è detenuto? Sì, mi ha mandato sue notizie attraverso le lettere di Galzio. E lei ha risposto?
Sì, sempre tramite Galzio. Mi ha fatto molto piacere che, malgrado l'accaduto, i giornali, le chiacchiere che hanno coinvolto anche lei, avesse ancora voglia di scrivermi, di comunicare con me in qualche modo. Certo. E ha conservato queste lettere? Non saprei. Forse sì. Una o due. Ne vado a prendere, per piacere. Telefoni al maresciallo Vaccaro. Gli dica di raggiungermi subito al tribunale. E mi auguro che non si debba più mettere in discussione questo nostro sentimento di puro affetto. Mi sostiene il ricordo delle ore dolcissime del giardino del lago. Ecco, più o meno è tutto così. Altro che amicizia. Questo è un delitto passionale, non ci sono più dubbi. E ha fatto scrivere la lettera della società segreta. Poi l'ha portata a Fiuggi e ha simulato il suicidio. Bisogna sequestrare tutte le lettere che si sono scritte da quando è in carcere. Soprattutto quelle che ha scritto lui. Dovrebbero essere a casa di Galzio, ma è meglio fare una perquisizione anche dalla Quadrini. Maresciallo. Ah no, questo è il mio diario. Melodia. No, è il mio diario. Melodia. Ma perché? Credo che non c'entri per niente con quello che state cercando. Sono i miei appunti personali, gliel'ho già detto, è il mio diario. È il mio diario! Comunque lo prendo. Va bene, possiamo andare. Dovrebbe seguirmi alla stazione dei carabinieri, qui vicino. Il quaderno sequestrato nella mia abitazione rappresenta il mio diario ed è stato scritto da me personalmente. Ha inizio con le parole «Naldino mio adorato» e termina con le parole «Ti bacio appassionatamente». Il nome di Naldino corrisponde a Graziosi. Sì. A domanda risponde il nome di Naldino indicato nel mio diario corrisponde a Graziosi Arnaldo. Ma guardi la data per piacere, lo vede? L'ho iniziato 2 settimane fa, sono pochi giorni. Sono cose che ho scritto per me. Non le doveva leggere nessuno. Ma come faccio a farglielo capire? Riguardano solo me. Thank you.